Vediamo un filmato dalla regia. Questi ragazzi incredibili in Messico nel 2018, campionati mondiali per la disabilità, e proprio sulla disabilità c'è ovviamente un'informazione importante che ce la darà proprio Filomeno Catania. Beh sì, qui a Taranto si sta organizzando per domenica la Marcia per la Vita, per abbattere le barriere architettoniche, e partecipano molte associazioni. Che giorno? Giorno 3 dicembre. Come si svolgerà questa giornata? Questa giornata praticamente ci sarà un incontro in Via di Palma, angolo Via Duca degli Abruzzi, altezza Via Duca degli Abruzzi, poi ci sarà tutto un defilamento per le strade del centro sino ad arrivare la sera a Piazza Garibaldi, dove ci sarà un concerto, ma mi sa che per questo abbiamo un video. Vediamo in regia se possiamo mandare un video. Video che abbiamo appena visto, avete notato il numero congruo di associazioni che stanno aderendo a questa manifestazione che si terrà, abbiamo detto, domenica 3 dicembre con partenza alle ore 18:30 e lunedì 27
Lunedì 27 ci sarà conferenza stampa nella sede dell'Associazione Taranto Senza Barriere, che è la promotrice dell'evento, e per cui invitiamo tutti i cittadini a partecipare a questa manifestazione, che è volta all'abbattimento delle barriere architettoniche, perché questa operazione non serve solo per i diversamente abili, ma è anche un elemento essenziale, per esempio, per le mamme quando vanno in giro per i passeggini, o anche per noi stessi quando siamo colpiti da una disabilità momentanea. Quindi è un atto di civiltà e non certo una questione, è un qualcosa che serve unicamente per i diversamente abili. Giorgio Panico. Sì, ha detto quasi tutto Filomeno, ma ovviamente mi corre così un pensiero laterale. Noi pensiamo sicuramente a delle barriere architettoniche, quindi degli impedimenti fisici, però io credo che a questi nostri fratelli e concittadini che hanno appunto questa diversità, magari doti di ambulazione e via dicendo, ci possono insegnare e dare tanto. Quindi quello che è un punto di riflessione è l'abbattimento magari di barriere di pensiero. Anche lì purtroppo oggi abbiamo ancora quello che può essere magari il pensiero unico dominante. Bene, possiamo prendere parte a questa manifestazione anche parlando o pensando in maniera diversa. Grazie Giorgio. Irma Saracino. Io non posso che lodare una iniziativa del genere, perché insomma va tenuto conto delle esigenze appunto non soltanto dei diversamente abili. È un atto dovuto, un atto di civiltà che altrove esiste, quindi anche Taranto è bene che esca dal suo dolce torpore e si adegui a quel senso di civiltà che dovrebbe essere disciplinato dal rispetto. Grazie Irma. Matteo Scasseddu. Sì, sono tutti eventi che per la cittadinanza, per la città di Taranto, non possono che fare bene, e spero che ci sarà tanta gente ovviamente. Tu ci andrai? Sì, certo, anche perché appunto nel pieno centro cittadino, anche in prossimità del Natale, insomma, sono eventi che accomunano la gente. Grazie Matteo. Questa è, secondo me, è una marcia molto importante, perché innanzitutto mette in mostra, perché se si fa una marcia per abbattere le barriere architettoniche, perché il problema esiste, ma la barriera non è solamente non poter attraversare la strada perché un incivile ti ha messo la macchina su uno scivolo, ma una barriera forse la più pericolosa è non avere rispetto di chi in quel momento la vita gli ha dato un momento di difficoltà, che anziché essere aiutato viene addirittura appesantito dall'ignoranza, dall'inciviltà dei cittadini. Io proporrei in maniera, perché sono un tipo senza coloranti, ma chi per esempio dovesse sostare in un posto dove è riservato la sosta per un disabile o quant'altro, non gli farei la multa, gli darei l'obbligo di essere di frequentare un centro sociale per 5 giorni a disposizione del centro sociale, perché solo in quel modo si può trasferire quello che è la reale difficoltà di coloro i quali, pur arrabbiandosi con il proprio destino, devono affrontare le avversità della vita. Grazie Rino. È un atto quindi anche di giustizia sociale. Artistaras ha subito aderito, quindi l'invito è per tutti quanti, una grande partecipazione, perché riguarda tutti quanti noi. Highlander Squids.